Con l'ampliamento e la riqualificazione dell'attuale complesso sportivo dell'Arci, il comune di Tivoli si dota del nuovo palazzetto dello sport. Il palazzetto dello sport, lo stadio comunale, la pista di atletica fanno parte di un grande progetto. La città dello sport. Il complesso in futuro si arricchirà di altre strutture sportive e anche di una piscina olimpionica. Lo stadio ha una capienza di 5.000 spettatori e ospita il campionato di calcio della serie Eccellenza della Tivoli 1919. La pista di atletica leggera, con le sue 8 corsie e una lunghezza di 400 metri, è seconda nel Lazio solo all'Olimpico di Roma e ha ospitato nel 2002 i campionati mondiali militari. Pallacanestro, pallavolo, tennis, pattinaggio, calcetto e judo, il palazzetto dello sport è veramente funzionale. La struttura può ospitare 1.600 spettatori a sedere ed è fruibile anche da persone diversamente abili. Il sistema di tribune telescopiche e scorrevoli consente di adattare lo spazio alle esigenze delle diverse pratiche sportive. Si può in tal modo aumentare la capienza di spettatori per quelle attività che richiedono una superficie di gioco ridotta. La boxe, la scherma, la lotta, la pesistica sono attività agonistiche che possono essere praticate nel nuovo palasport anche simultaneamente. Un grosso tendaggio può dividere il palasport in due. La pavimentazione del nuovo impianto sportivo è di gomma poliisoprenica e permette un uso promiscuo. Potranno, occasionalmente, essere ospitate attività artistiche come spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, concerti, esposizioni e mostre. L'area da gioco, calpestabile, può contenere fino a 2.000 persone. A questa grande e straordinaria capacità di accoglienza di pubblico corrisponde un adeguato sistema di uscite di emergenza. La superficie vetrata, nel pieno rispetto dei livelli imposti per l'illuminazione e la reazione naturale, garantisce un'ottima diffusione della luce. La particolare configurazione della copertura in legno permette di contenere l'eccessiva intensità sonora, confermando la decisa duttilità dell'opera. Il palasport, costato quasi 4 milioni di euro, dispone di 8 spogliatoi per atleti, 4 spogliatoi per gli arbitri e gli istruttori, 2 sale di pronto soccorso, 4 locali per uffici, 8 sale per magazzini e depositi. C'è poi l'atrio d'ingresso per il pubblico e un bar ristoro con terrazzo. L'edificio attiguo al palasport, adibito a spogliatoi, uffici, servizi igienici e pronto soccorso per atleti, completano la piena funzionalità dell'impianto, che in tal modo sarà capace di autosostenersi economicamente. La creazione di un forte punto di aggregazione giovanile sotto il segno dell'attività sportiva è quanto più si possa dare a favore di una scelta di vita ricca di valori come il rispetto, la competizione, l'impegno e il sacrificio.
Thank you.